sarebbe riuscita ad immettere sul mercato in 8 mesi oltre 150 kg di cocaina, la presunta associazione per delinquere nei confronti della quale la squadra mobile di Perugia ha dato esecuzione a misure cautelari disposte dal GIP di Perugia su richiesta della locale procura nei confronti di 15 persone, 11 albanesi. Per 9 è stata disposta la custodia cautelare, per 4 gli arresti domiciliari e per 2 l'obbligo di dimora. 4 sono comunque risultati irreperibili. L'operazione, che ha interessato i territori di Foligno, Spoleto, Terni, Rimini e Bologna, è stata condotta dalla squadra mobile di Perugia con il supporto di quelle di Terni, Rimini, Bologna e Macerata, nonché dei reparti prevenzione, crimine, Umbria, Marche, Toscana, Abruzzo e di unità cinofile. Nel corso delle indagini, avviate nel maggio del 2020, la polizia giudiziaria ha proceduto anche all'arresto in flagranza, è stato detto in un comunicato della procura, di 22 persone, al sequestro di circa 9 kg di cocaina, 2 di eroina, 2 pistole con 139 proiettili, 4 auto e circa 13.000 euro. Secondo gli inquirenti, le figure ritenute apicali dell'organizzazione avevano attivato una serie di canali, anche esteri, di rifornimento della cocaina. La droga, una volta giunta sul territorio, veniva lavorata da uomini di fiducia che procedevano al successivo confezionamento delle dosi. La distribuzione al dettaglio era poi curata dalle cellule di spaccio, dislocate in diversi territori, tra i quali Perugia, Foligno, Spoleto, Terni, Macerata, Rieti e Cattolica. In caso di arresto, l'organizzazione, ha accertato la polizia, provvedeva a fornire assistenza legale e, una volta usciti dal carcere, denaro per far fronte alle spese e come ricompensa per la fedeltà. I proventi illeciti sono stati stimati in diversi milioni di euro e sarebbero stati reinvestiti, oltre che in attività commerciali in Umbria, anche in Albania, in particolare in attività ricettive, site nelle località balneari più rinomate.